Nessun parli, oggi la scuola tace in virtù di cosa? In virtù dell'impegno per sviluppare le attività artistiche, culturali, musicali e ricreative, per incentivare negli alunni l'apprezzamento dell'arte, della musica e di tutte quelle competenze espressive. Abbiamo visto anche dei balletti, quindi danza, recitazione, che consentono la maggiore comprensione di se stessi, dei propri sentimenti e del mondo interiore. È una iniziativa accolta con grande entusiasmo dagli allievi. Ci sarà anche un seguito, altro genere di manifestazioni, comunque sempre in qualche maniera correlate. Sì, l'Istituto Pirandello, come tutti sanno, ormai ha una grande tradizione, ad esempio con il Carnevale. Quindi ci colleghiamo idealmente con le attività che da ora innanzi cominceremo ad organizzare proprio per programmare la sfilata di Carnevale. Anche lì c'è tanta musica, tanto divertimento, danza, eccetera. È proprio a Ecco. Carnevale sul podio da quanti anni? E 5 anni consecutivi, quindi il primo premio per il Carnevale Partese. Quest'anno abbiamo colto con grande favore questa iniziativa lanciata a livello nazionale dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione. Quindi la giornata si svolge in contemporanea in tutte le scuole d'Italia. Come avete visto, abbiamo cercato di consentire a tutti gli alunni di potersi esprimere. Ognuno ha scelto la forma d'arte che gli era più congeniale, chi il disegno, chi la musica, chi la danza, chi uno strumento musicale e così via. Quindi i risultati li avete visti, è chiaro che il livello è stato variegato, però il fine è quello dell'inclusività. Quindi abbiamo consentito veramente con un grande abbraccio inclusivo a tutti di potersi esprimere. La grande soddisfazione è stata quella di vedere ragazzini che nel loro quotidiano sono molto silenziosi, introversi e molto molto timidi, invece oggi si sono sforzati, hanno superato se stessi veramente. Allora, grazie e come ha detto, arrivederci ad un altro Grazie a anno. voi, buon lavoro.